Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, dai microfoni di Radio Gamma 5, come ogni giovedì, la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Prima di iniziare la trasmissione, prima di parlare di cosa trasmissione, ringrazio l'amico Gian del bellissimo biglietto che mi ha mandato. Un bellissimo biglietto e ringrazio sia Gian, sia Rosetta, sia Paolo e Luca. Vi ringrazio moltissimo degli auguri pagani che mi avete mandato. Per quanto riguarda il discorso degli auguri, il discorso delle strenne, ricordo che in questo periodo si usa molto fare dei regali, no? Regali di Natale, regali di Capodanno, eccetera. E ormai si è perso il significato del termine strenna. Bene, vorrei ricordare che strenua o strenia era l'aspetto divino del benessere e della salute presso i Sabini. Tito Tazio introdusse il culto nella Roma antica, dove istituì un santuario e un bosco sacro lungo la via sacra. Questa divinità fu superata con l'arrivo a Roma di Esculapio o Asclepio, a seconda dello si dice alla latina o alla greca, che oltre al divino del benessere e della salute rappresentava anche sia la determinazione per giungere al benessere, sia la relazione col mondo circostante per costruire il benessere. Ricordiamo l'uso della vipera di Esculapio che cura le ferite attraverso il fattore di crescita. Strenua è rimasta ad indicare la gioia che dà il benessere ed è rimasta ad indicare i riti propiziatori dei doni dell'inizio dell'anno. Praticamente ogni volta che si fa un regalo, si fa una strenna, sia in un periodo dei Saturnali, sia nel periodo dell'inizio dell'anno, del Capodanno, al di là che una volta l'anno poi cominciasse il 1° marzo, ci sono stati vari cambiamenti del calendario, non si fa altro che un rito pagano rinnovando il benessere a chi si vuole bene, a chi si vuole fare un gesto di affetto. Da principio le strenae erano modeste, piccoli dolci, focacce o bamboline di paglia, poi presero ad arricchirsi a seconda del ceto sociale di chi esercitava il rito. Il rito del dono, legato a strenua o strenia, si svolgeva essenzialmente a Capodanno, un rito che i cristiani non furono mai in grado né di distruggere né di appropriarsene, nonostante la pagliacciata del bambinello che porta i regali. Infatti, i pagani hanno pensato a metterci dentro Babbo Natale e altre invenzioni. Poi, magari, nel giorno del 25 dicembre, vi leggerò la storia del pino e della quercia. Dunque, strenua o strenia è un grande fare divino che lega gli esseri umani, portandoli a costruire un loro divino. Pertanto, l'amico Gian, mandandomi quel biglietto e facendomi piacere a me nel ricevere quel biglietto, ha fatto un grande rito pagano e di questo lo ringrazio, insomma, anche perché la gioia si dà e si riceve. Detto questo, cominciamo con la trasmissione di oggi. In questa trasmissione voglio rompere la sequenza dei paganesimi di cui sto parlando, in quanto mi sono scocciato di chi si spaccia per razionalista. Purtroppo è successo un macello per l'intervento di una persona in questa trasmissione. E vabbè, vedremo un attimino di chiarire il discorso col presidente affinché questo non si ripeta più. Fino ad ora ho sempre parlato del cristianesimo come padrone degli esseri umani, del suo dio assassino, del terrore seminato dal pazzo di Nazareth, ma ho sempre evitato, se non di sfuggita, di parlare dei cristiani come massa di individui. Perché gli esseri umani si dicono cristiani nonostante siano bestiame condotto al macello? Razionalmente si può e abbiamo dimostrato che sono solo pesce pescato dal buon pescatore e messi in padella o pecore del gregge. Il razionalismo libera gli esseri umani dal terrore dell'assurdo, ma strappa loro l'audacia nell'affrontare la vita. Il razionalismo ha una sua ragione di essere soltanto se risponde ad un intento più ampio che ne determina la direzione. Chi è cristiano invoca il razionalismo. Cristiano e razionalista sono la stessa cosa quando devono mettere in ginocchio chi non si può difendere.
Il cristianesimo è una dottrina, è un sistema coercitivo. Ciao! È un sistema coercitivo imposto educazionalmente che raggiunge una sua razionalità esattamente come è razionale la salivazione del cane in gabbia di Pavlov. In altre parole, un cristiano è come il cane di Pavlov che, stretto in una gabbia ideologica, saliva all'arrivo del padrone che gli porta il cibo. Pertanto, io ritengo assurdo spiegare al cane di Pavlov l'inutilità della sua salivazione, in quanto questa è un riflesso del suo condizionamento e non un comportamento naturale. Per questo motivo, come pagani apprendisti stregoni, affermiamo che non possiamo convertire nessuno alla nostra dottrina, in quanto, per convincere della nostra dottrina, dovremmo considerare i cristiani esseri umani che sbagliano. Invece, noi li consideriamo come il cane di Pavlov, cioè esseri umani chiusi in una gabbia ideologica che li costringe a salivare ogni volta che qualcuno presenta loro il Dio padrone. Noi abbiamo già indicato più volte come si rompe la gabbia, sia col nostro pensiero, sia esponendo i principi del crogiolo dello stregone, che riprenderemo per sviluppare il concetto secondo cui ogni elemento del crogiolo è un crogiolo a sua volta. Queste indicazioni dovrebbero aiutare gli esseri umani a rompere la gabbia ideologica, ma come pagani apprendisti stregoni sappiamo che il loro stare in ginocchio è così radicato che nulla può, e i cristiani possono solo attendere la morte per liberarsi dell'angoscia della vita. Le nostre indicazioni possono servire soltanto a chi, in un modo o nell'altro, ha già rotto per conto proprio le sbarre della costrizione ideologica cristiana. Coloro che non hanno soltanto rifiutato il cristianesimo in quanto tale, ma hanno messo in atto delle strategie etiche morali, psicologiche e ideologiche per spezzare il controllo educazionale imposto dal cristianesimo. Per chiarire la formazione del condizionamento educazionale del cristianesimo, mi servirò di un testo universitario usato nella facoltà di psicologia di Padova, di cui un preside era e forse ancora tale Guido Petter, che di questo libro cura la presentazione. Il libro è La religiosità infantile di Renzo Vianello, editore Giunti Barbera, e descrive alcune ricerche sulle credenze infantili, specie a proposito del Dio creatore. Vi salterò le tabelle. La credenza in Dio creatore da parte del bambino di 6-8 anni. Al di là delle osservazioni sul significato da attribuire alla credenza in Dio creatore da parte del bambino, è certo che è questa una credenza che il bambino assimila con relativa facilità. Clavier, Thum, Burgersmeier e Nobling, eccetera, hanno sottolineato come tale credenza sia pressoché generale a questa età. I dati a nostra disposizione ci permettono comunque di fare alcune considerazioni. In primo luogo, possiamo pur notare che di fronte a domande dirette come «è stato Dio a creare gli astri?» oppure «chi ha creato la terra?» la grande maggioranza di bambini rispose affermativamente. In linea generale, possiamo perciò dire che fin dai 6 anni è possibile l'assimilazione della nozione di Dio creatore. Si vedono a questo proposito i colloqui clinici su questo argomento della ricerca numero 4. Tuttavia, alcuni dati ci inducono a sospettare che questa nozione sia stata assimilata in modo fondamentalmente nozionistico. La ricerca dei racconti da completare ci ha sostanzialmente confermato questa convinzione. Quando infatti lo stimolo era costituito da un racconto che suggeriva esplicitamente il problema della creazione, la maggioranza dei bambini ha parlato di Dio creatore, 67% dei soggetti di 8 anni della terza ricerca, 30% di quelli 7-8 anni della quarta ricerca, 70% di quelli 6-7-8 anni dell'ottava ricerca. Ma quando lo stimolo, basato sempre sul tema natura, era privo di questo suggerimento, Dio è stato nominato in pochissimi casi, 0% nei soggetti di 8 anni della terza ricerca e 10% nei soggetti 7-8 anni della quarta ricerca. Ma ciò che più ci fa pensare che questa nozione sia stata accettata nozionisticamente
è dovuto al fatto che il bambino afferma di credere in Dio creatore pur avendo, specialmente a 6-7 anni, una visione molto antropomorfica della divinità. Si vede al capitolo precedente le ricerche numero 1, 2 e 4, in particolare i protocolli esemplificativi della ricerca 4 su questo argomento. Sulla base di questi dati, ma soprattutto sulla base dei nostri colloqui clinici, vedi ad esempio i colloqui clinici della ricerca numero 4 relativo a questo argomento, ci appare di poter dire in conclusione che i bambini 6-8 anni, nel periodo in cui cominciano a superare la visione artificistica pura, consistente nell'attribuire la fabbricazione degli astri eccetera agli uomini, accettano facilmente la nozione offerta dall'istruzione religiosa di un Dio creatore dell'universo, dato che essa corrisponde ad un loro modo spontaneo, anche se in via di superamento, di interpretare la realtà. Tuttavia tale nozione viene assimilata in modo fondamentalmente nozionistico. Concordiamo perciò con il Piaget quando afferma: siamo stati colpiti dal fatto che la maggior parte dei fanciulli non ricorrono a Dio che ha malincuore, per così dire, e solo quando non trovano di meglio. L'insegnamento religioso ricevuto dall'esterno a 4-7 anni appare come un corpo estraneo nel pensiero del fanciullo e la rappresentazione che suscita, le rappresentazioni che suscita non hanno né l'elasticità né la proliferazione delle credenze che non fanno appello all'attività divina. Dato inoltre che il bambino di 6-8 anni si riferisce a Dio solo se viene esplicitamente sollevato il problema della creazione, concordiamo pienamente con il Castiglioni quando afferma che i grandi fenomeni naturali assai difficilmente evocano nel bambino l'idea di Dio. La credenza in Dio creatore da parte del bambino di 9-11 anni. Relativamente ai soggetti di 9-11 anni, i dati a nostra disposizione sono numerosi. Reputo perciò opportuno presentarli analiticamente prima di ricavarne alcune considerazioni generali. Nelle situazioni in cui si chiede esplicitamente al soggetto se crede o no in Dio creatore, o gli si chiede chi ha creato gli astri o la terra o l'universo eccetera, le reazioni sono per la grandissima maggioranza positive. Ad esempio, dal sondaggio precedente, la ricerca numero 3, risulta che il 90% dei soggetti di questa età attribuisce a Dio la caratteristica di essere creatore e dai colloqui clinici della ricerca numero 4 risulta che tutti i soggetti esaminati affermano che l'universo è stato creato da Dio. A questo proposito, comunque, i soggetti di questa età non differiscono da quelli più giovani. Nelle situazioni in cui vi sono domande dirette, ma si accenna al problema della creazione, i soggetti di questa età si riferiscono a Dio più dei soggetti più giovani. Ad esempio, scusate, nel racconto Natura, nella situazione 2 della ricerca numero 4, si passa dal 30% dei soggetti di 7-8 anni, prima del 50% dei soggetti di 9 anni e poi all'80% dei soggetti di 10-11 anni. Nelle situazioni, infine, in cui non vi sono domande dirette né suggerimenti, i soggetti di 9-11 anni nominano Dio, mentre quelli di 6-8 anni lo ignorano. Vi risparmio le tavole dei confronti riportate. Che la credenza in Dio creatore sia particolarmente accentuata a questa età è d'altra parte confermata anche da altre ricerche. Dalla ricerca condotta da Braido e Sarti nel 1967 risulta che uno degli attributi più frequenti riferiti a Dio dal 25% dei soggetti romani da parte dei bambini di 9-14 anni è creatore. Dalla ricerca condotta da Sarti nel 1968 su soggetti eritrei dai 9 ai 15 anni, ben il 54,9% parla di Dio creatore. Nella seconda ricerca condotta da Sarti nel 1970 su soggetti eritrei da 10-11 anni e 14-15 anni, il 50,5% di soggetti cristiani e il 72,5% di soggetti musulmani parlano di Dio creatore. Sempre nella ricerca di Sarti risulta inoltre che l'argomento fondamentale adotto dai soggetti cristiani per giustificare la propria credenza in Dio è proprio quello della creazione, come si può notare dai seguenti protocolli, modello, eccetera. In pratica, cosa dicono questi bambini? Io credo in Dio perché Dio è creatore. Perché credi in Dio? Perché Dio è creatore. Dio esiste in quanto è creatore, cioè è un serpente che si morde continuamente la coda. Io credo in Dio perché ha creato tutto il mondo, femmina di 10 anni cattolica.
Io credo in Dio perché ha creato il cielo e la terra e noi che siamo in terra e gli animali che ci sono nelle montagne. Maschio di 11 anni copto, queste sono due dichiarazioni. Da una ricerca condotta da De Concey nel 1964 risulta che uno degli attributi più riferiti a Dio da parte dei bambini di 8-10 anni è Dio creatore. Egli scrive: il tema, la nozione di Dio creatore, è presente in modo massiccio, si rileva a colpo d'occhio che ha tutte le caratteristiche del tema facile. Sulla base dei dati seguenti possiamo concludere che il bambino di 9-11 anni, pur essendo in uno stadio di completo superamento dell'artificialismo primitivo, o proprio a causa di ciò, assimila molto meglio del bambino di età inferiore la nozione di Dio creatore. Il bambino di questa età collega più del bambino di età inferiore la nozione di Dio creatore e i grandi fenomeni naturali. A tale età è questo uno degli attributi più riferiti a Dio ed è quindi considerato molto significativo per definire le caratteristiche di Dio. Sulla base dei nostri colloqui clinici, vedi ricerca numero 4, possiamo inoltre sottolineare che mentre a 6-7 anni questa nozione è accettata in modo sostanzialmente nozionistico, a 8-9 anni, ma soprattutto a 10-11 anni, la nozione di Dio creatore è accettata meno acriticamente, in pratica è stata assimilata nelle vertebre. Ne derivano credenze più complesse, più elaborate, più sfumate. Ad esempio, alcuni soggetti, ed è questo il tentativo di assimilazione organica, tendono a limitare l'intervento divino affermando che ora egli non crea più, oppure, sulla base certamente delle prime nozioni scientifiche sull'origine dell'universo, esprimono dei dubbi sul fatto che sia stato Dio a creare gli astri, pur affermando che l'universo è stato in generale creato da Dio. A 10-11 anni, infine, l'intervento divino è sempre meno concepito in termini di fabbricazione, è sempre più in termini di vera e propria creazione dal nulla. Praticamente a 10-11 anni si è terminato l'ingabbiamento della persona, la si è fatta diventare un cane, la si è chiusa dentro delle gabbie ideologiche, delle gabbie di pensiero e lo si costringe a salivare all'arrivo del Dio creatore. Solo un imbecille può pensare al cristianesimo come una fede logica e razionale che appartiene al divenire degli esseri umani. La logica appartiene alla magia di quanto ci circonda e la magia la possiamo attivare ogni volta che col circostante fondiamo la nostra volontà. Il cristianesimo è solo condizionamento degli esseri umani bambini. Non è possibile affrontare un cristiano pensandolo persona logica. Un cristiano è solo un cane dentro una gabbia ideologica che blocca il suo cervello costringendolo a salivare ogni volta che davanti ad un problema pensa a Dio creatore, anziché prendere nelle proprie mani la sua vita. Discutere con un cristiano è stupido, la sua fede gli blocca il cervello. Si discute solo con chi ha incominciato a segare le sbarre di quella gabbia, non importa da quale sbarra ha cominciato. Quando un cristiano comincia a segare la prima sbarra, affronta il circostante, allora gli si può tendere una mano, allora si può camminare assieme. Può essere che quella sbarra sia quella dell'anticlericalismo, o sia quella di negare il diritto del Dio padrone, o sia quella di percepire, di percezione del mondo che ci circonda, percependolo come essere vivo, oppure ancora qualunque altra. In quel momento, nel momento in cui un essere umano pensa, prendendo nelle proprie mani le proprie determinazioni, cessa di essere un cristiano per diventare un essere umano. Magari penserà ancora ad un Gesù buono, ma il processo di scardinamento del suo condizionamento educazionale è incominciato. Chiarito come si impone il cristianesimo sui bambini e come da questi si trasferisce sugli esseri umani adulti, vediamo come, comunque, il circostante chiama gli esseri umani a costruire la propria libertà e come questo avviene. Per far questo, voglio citare due episodi diversissimi tra loro. Il primo è perché gli auguri ebbero nella Roma antica tanta considerazione finché la loro condizione sparì con l'arrivo dell'uomo Dio e come il circostante superi il condizionamento educazionale cristiano quando la situazione è grave e citiamo per questo gli atti del processo a Giovanna d'Arco. Ve ne ha già accennato Francesco, ma io sarò un po' più preciso. Perché gli auguri ebbero a Roma antica tanta considerazione? Secondo la storia o la leggenda, non ha importanza,
narrata da Tito Livio nella sua Storia di Roma dalla fondazione, narra dello scontro fra l'augure Attonavio e Tarquinio Prisco. Volendo il re aumentare le centurie della cavalleria, trovò l'opposizione di Attonavio, che affermava che non si potevano variare le centurie della cavalleria senza un responso favorevole degli aruspici. Ciò provocò le ire del re, che prese a farsi gioco, a quanto si narra, dell'arte divinatoria. Gli disse: «Su dunque, o indovino, predici con gli auspici se può accadere o no ciò che io sto pensando in questo momento». Atto prese gli auspici e disse che la cosa sarebbe sicuramente avvenuta. E il re: «Questo io ho escogitato, che tu taglierai con un rasoio una cote». La cote è la pietra su cui si affilano i rasoi. «Prendi rasoio e cote e fai ciò che la tua arte sostiene che possa accadere». E quello, senza pensarci, tagliò in due la cote, almeno così si narra. La statua di Atto, col capo velato, era alla destra della curia, proprio sui gradini, vale a dire nel posto in cui il fatto era accaduto, nel luogo dei comizi. Qualcuno ricorda che lì c'era anche la cote per far memoria ai posteri di quel prodigio. Tanto fu il prestigio che derivò agli auguri, che al sacerdozio degli auguri che nulla in seguito avveniva in pace o in guerra senza che fossero tratti gli auspici. Da allora in poi tutta l'attività di Roma antica fu equilibrata, questo è il racconto di Tito Livio, questo è il mio commento, da allora in poi tutta l'attività di Roma antica fu equilibrata dalla capacità degli auguri di relazionarla col mondo circostante. Gli auguri non sottomisero mai Roma a se stessi, non si dice mai siamo i pontefici di Roma, ma indirizzarono il fare di Roma affinché non si opponesse ai bisogni e alle tensioni del circostante. Ed ecco un altro episodio, e di questo dobbiamo prenderne atto, cioè l'azione degli auguri a Roma, che fosse stata un'azione equilibratrice, un'azione indispensabile all'interno del sistema sociale romano, dobbiamo prenderne atto, al di là che poi il fatto lo consideriamo vero o solo leggenda. Ed ecco un altro episodio riferito invece nel processo di Giovanna d'Arco, ripreso dagli atti del suo processo. Perché Giovanna decise di combattere? Chi la spinse? Cosa avrebbe comportato la vittoria dell'Inghilterra sulla Francia? Questo non possiamo dirlo. Molte affermazioni fatte nel processo e molte accuse di vario tipo ci inducono a credere che il circostante abbia fatto leva su Giovanna, alimentando il fuoco che le ardeva dentro, quel fuoco che poteva essere spento soltanto con la liberazione della Francia dall'occupazione inglese. Il circostante agisce su Giovanna, ma non agisce come circostante, agisce nella forma in cui Giovanna è condizionata. Il circostante si traveste con la forma che Giovanna riesce a comprendere. Rispondendo alle domande del processo, dice Giovanna: «Mi diceva di comportarmi bene, di andare in chiesa, mi disse che era necessario che io, Giovanna, venissi in Francia, ma per oggi non mi farete dire sotto quali sembianze la voce mi apparve. Due o tre volte la settimana la voce mi diceva, sempre per altre risposte, che io, Giovanna, dovevo partire e andare in Francia, che mio padre non avrebbe saputo niente della mia partenza. La voce mi diceva di venire in Francia e io non potevo più rimanere dov'ero. La voce mi diceva di liberare Orleans assediata. Mi diceva di andare a trovare Robert de Baudricourt a Vaucouleurs», penso che sia giusto la pronuncia, «era il capitano della piazza, perché mi desse degli uomini per accompagnarmi». Giovanna rispose alla voce, «che ero una ragazza che non sapevo né andare a cavallo né fare la guerra. E poi andai da mio zio. Volevo rimanerci un po' di tempo. Rimasi da lui 8 giorni circa. Poi dissi a mio zio che dovevo andare a Vaucouleurs e mio zio mi accompagnò. Quando arrivai a Vaucouleurs, riconobbi Robert de Baudrissot, e sì che non l'avevo mai visto in vita mia. Era stata la mia voce a dirmi che era lui. Io gli dissi a Roberto che dovevo venire in Francia. Per 2 volte rifiutò e mi mandò via. Alla terza mi diede degli uomini. La voce mi aveva detto che la cosa si sarebbe svolta così». Continuo ancora. Il processo a Giovanna verte su vari elementi. Beaupère, il giudice, chiede: «E quell'albero?
Che sai di quell'albero che c'è vicino al tuo villaggio? Giovanna, sì, vicino a Dom Remy c'è un albero, lo chiamano l'albero delle dame, oppure talvolta l'albero delle fate. Lì nei pressi c'è una sorgente. Ho sentito dire che gli ammalati vanno a bere l'acqua di quella sorgente per riacquistare la salute, ma io l'ho anche visto con i miei occhi. Se però essi guariscono oppure no, io non lo saprei dire. Ho sentito anche raccontare che gli ammalati, quando possono alzarsi, vanno a passeggiare vicino all'albero. L'albero è grande, appartiene al cavaliere Pierre de Beaumont. Qualche volta sono andata con altre ragazze a fare delle ghirlande di foglie per adornare la statua di Nostra Signora di Dom Remy. I vecchi raccontano, non quelli di quando io ero ragazza, che le fate venivano a chiacchierare vicino all'albero. Ho sentito la Jeanne Audry, che era la moglie del podestà e la mia madrina, raccontare a me, che vi sto parlando, di aver veduto le fate in quel posto. Ma io non so se questo sia vero. Non ho visto, che io sappia, nessuna fata vicino all'albero. Se poi l'abbia vista altrove, non lo so proprio. Ho visto delle ragazze del mio paese posare delle ghirlande di fiori sui rami dell'albero e qualche volta l'ho fatto anch'io con loro. Certi giorni ce le portavamo via con altri, altre volte le lasciavamo là. Ma quando ho saputo che avrei dovuto venire in Francia, passai poco tempo in giochi e divertimenti, il meno possibile. Non so se fin dall'età della ragione io abbia ballato intorno all'albero. È ben possibile che ci abbia ballato con le altre bambine. Forse ho più giocato che ballato. C'è anche un bosco chiamato il Bosco Pelato. Lo si può vedere fin dalla porta di casa di mio padre. È lontano mezza lega. Non ho mai sentito dire che le fate si dessero convegno in quel bosco, ma udì mio fratello raccontare quel che dicevano a Dom Remy, che sarebbe questo: la Giovanna ha avuto la sua missione vicino agli alberi delle fate. Era falso. Io gli ho detto il contrario, e quando giunsi a corte ci fu chi mi chiedeva se nel mio paese si trovava un bosco chiamato Bosco Pelato, perché era da lì, secondo alcune profezie, che doveva venire una ragazza che avrebbe fatto miracoli, ma io, Giovanna, non ci ho creduto. Fra le risposte di Giovanna ai 70 capi di imputazione abbiamo articolo 4. E le fate, la madrina fattucchiera. Giovanna, ho già detto che non ne so nulla delle fate. Ho studiato la dottrina cristiana e so tutto quello che un buon cristiano deve sapere. Per quello che riguarda la mia madrina, ho già detto tutto quel che sapevo e pensavo a quel proposito. Articolo 5. Non sai l'accusa dell'articolo 5. Non sai il credo. Giovanna, chiedete al confessore a quale l'ho recitato. Articolo 6. Aveva l'abitudine di frequentare la sorgente magica e l'albero fatato. Spesso anche di notte, faceva in modo di essere sola, ballava intorno all'albero, cantava canzoni e pronunciava formule magiche. Appendeva i rami ghirlande che la mattina erano sparite. Giovanna afferma che non era vero. Si può obiettare quanto si vuole, ma sta di fatto che gli auguri equilibrarono il fare dell'antica Roma e Giovanna fu un elemento catalizzatore fondamentale nella guerra di liberazione della Francia contro gli inglesi. Per quanto mi riguarda, io ricordo una palude che sorgeva un tempo dove il prognio si getta nel Fibbio, e ricordo anche il suo potere di essere. Negare che quanto ci circonda non abbia la forza di incidere sul nostro fare è solo un atto di follia, negazione dell'ovvio, sia dal punto di vista logico che da quello razionale. Pertanto nessuno parli di logica nei confronti dei cristiani. I cristiani non hanno logica, sono solo portatori di violenza, possesso e distruzione. Voglio aggiungere ancora delle cose. Il problema per chi non ha la percezione del mondo che ci circonda è un problema suo, cioè è proprio un problema delle sbarre con cui è inchiodata la sua ragione. Però il mondo che ci circonda è un mondo vivo e quel mondo preme continuamente su di noi. Quando la situazione si fa critica, quando ci sono delle trasformazioni in corso, esistono delle persone che riescono ad afferrare alcune cose del mondo che ci circonda nonostante le loro fortissime sbarre. A Giovanna questi personaggi gli hanno fatto credere di essere delle sante, però
Chiaramente la situazione era gravissima in Francia in quel momento, cioè Orléans era sotto assedio, per cui era necessario per il mondo, era necessario intervenire perché la libertà degli esseri umani è anche la libertà del mondo, la libertà dei processi di trasformazione e di mutamento degli esseri umani sono anche i processi di mutamento del mondo. Ricordiamo che gli esseri umani sono l'unica specie che alimenta gli esseri malati di energia vitale stagnata. E gli esseri umani alimentano questi esseri mettendosi in ginocchio. Per cui tutti i processi di trasformazione, tutti i processi di liberazione sono processi che liberano il mondo dall'energia vitale stagnata. Per cui il mondo deve favorire questi processi comunque e in ogni caso. Bene, io spero di essere stato abbastanza chiaro. Per quanto riguarda poi gli auguri a Roma, cioè il collegio sacerdotale degli auguri, fu importantissimo a Roma perché contribuì a mantenere quello che era un equilibrio all'interno del sistema sociale senza prevaricare il potere politico, il potere militare, il potere senatoriale. Gli auguri si affiancarono a quello che era. Chiaramente abbiamo degli auguri, alcuni auguri che erano degli stragoni e degli altri auguri che invece non erano nessuno, cioè c'erano degli auguri che riuscivano a fondere se stessi col mondo circostante, cioè a soggettivare l'oggettività, e c'erano invece degli auguri che questo non sapevano assolutamente fare. Massimo il temporeggiatore, per esempio, anche lui era un augure, però lui prendeva in giro il collegio degli auguri perché lui diceva che il collegio degli auguri erano solo dei truffatori. Bene, però l'augure che fece diventare lui augure e che poi gli permise proprio con la sua azione di fermare l'arrivo, credo, di Annibale, fu un augure magico, perché egli sapeva esattamente quale pedina muovere per costruire il futuro di Roma. Per cui lasciamo perdere la ragione e la razionalità in certi momenti. Non che la ragione e la razionalità non ci devono servire, ma non possiamo attraverso la ragione e la razionalità diventare pazzi. Cioè, esiste una pazzia, tipo quella di Kant, per esempio, che serve per mettere tutto in ordine. Un apprendista stregone e un pagano sanno benissimo che la quantità di sconosciuto, di cose che non conosciamo, che ci circondano, è infinitamente superiore alle cose che nel corso della nostra vita noi possiamo imparare. Per cui noi avremo sempre milioni e milioni di cose che non riusciremo mai ad afferrare. Ora, affermare che queste cose che non riusciamo ad afferrare di fatto non esistono solo perché noi non siamo in grado di afferrare è un fatto di follia, cioè è soltanto pura e semplice follia. Le cose esistono e ci circondano. I segreti della stregoneria non sono dei segreti, sono dei non segreti, perché le cose ci circondano e noi le possiamo prendere, le possiamo afferrare. Chiaramente per poterle afferrare dobbiamo continuamente trasformare noi stessi. Quel momento stesso che noi cessiamo di trasformarci, diciamo che il mondo che abbiamo descritto è il mondo assoluto. In quel momento noi affermiamo una verità, diciamo ecco, ho la verità, adesso io ti vendo la mia verità. Mentre invece non esiste una verità, come diciamo in stregoneria, esiste un processo di libertà, esiste un processo di conoscenza, un processo di sapere, un processo di espansione continua dell'individuo. E la gravità, le cose veramente distruttive per l'individuo, è quando quel processo di trasformazione cessa di essere. Ok, un attimo, scusate. Io con questo ho finito l'introduzione per oggi. Un'altra cosa, io ho interrotto oggi di parlare di vari paganesimi per fare questo discorso. A Natale io non farò la trasmissione delle ore 15, non ci sarò. Ci sarò però la trasmissione delle ore 19. La trasmissione delle ore 19, anche perché siccome la gente sicuramente è in giro, è a spasso, sta festeggiando, eccetera, non farò delle cose nuove, neanche leggerò il libro dell'Anticristo, ma farò le primissime due trasmissioni, una o due trasmissioni che ho fatto lo scorso anno, cioè le primissime due. Così se a qualcuno interessa, se le può riascoltare, cioè le faccio io, cioè sono in diretta, non è che mando a cassette, qualcuno se le può riascoltare, può sentire le prime cose che abbiamo detto un anno fa, un anno e qualche mese fa. E così almeno se qualcuno perde qualcosa non perde niente di nuovo, e se qualcuno magari non le ha sentite le primissime trasmissioni e ha tempo da perdere anziché andare a divertirsi, può ascoltare insomma le primissime trasmissioni.
Un'altra cosa ancora, vi ricordo sempre che per il 7 febbraio stiamo tentando di organizzare una conferenza in centro a Treviso. Vi darò tutti i dati più precisi a mano che le cose mi arrivano. Comunque il 7 febbraio verso sera, insomma sarà il sabato sera. So benissimo che il sabato sera la gente ha tante cose di meglio da fare che non venire ad ascoltare me. Comunque in quella conferenza non so ancora quale titolo prendere, però il testo, la traccia sarà uguale a quella di Vicenza che abbiamo fatto, in quanto riesce a dare con 45 minuti di esposizione, riusciamo a dare una panoramica dei principi fondamentali del paganesimo e della stregoneria. Poi segue la discussione, segue il dibattito, come qualsiasi altra cosa. Va bene, continuando questo, facciamo un po' di rassegna stampa. Vi ricordo che il numero di telefono di Radiogamma è 049 700 700, e comincerò un pochino di rassegna stampa. Vediamo un attimo cosa abbiamo qui. Dal Gazzettino del 9 dicembre 1997. Nord-est cattolici ma in proprio. È esattamente quello che abbiamo detto qualche minuto fa. I cattolici qui nel nord-est sono cattolici fai da te essenzialmente. Vediamo. Pronto? Sono essenzialmente dei cattolici fai da te, cioè non conoscono niente della loro religione, del loro cattolicesimo. Si fanno un po' le loro immagini, si elaborano un po' di loro immagini. E quando parlano non si spiegano, cioè nel senso che usano dei termini, ma non li riempiono con lo stesso significato, lasciano a ognuno a interpretare. Per esempio, se un cattolico dice un altro Dio è buono, ognuno ha la sua immagine nella testa di Dio è buono. In realtà, vediamo, pronto? Sì, parlo con Radio Gamma. Radio Gamma, sì? Stai attento, che dice, c'è lui che parla per radio? Sì. Prima cosa impare a leggere. Va e bene. Seconda cosa, sì? Impare a rispettare le idee degli altri. Perfetto. Anche le mie però, Anche le mie. Allora, a questa radioascoltatrice, chiamiamo questo, rispettare le idee degli altri non significa non metterle in discussione, non dire che sono idee sballate, eccetera. Rispettare le idee degli altri significa non accendere roghi, non mettere la gente in galera per il suo pensiero, significa non torturare chi non si può difendere. Io inviterei i cristiani a fare questo, cioè a rispettare le persone. Per quanto riguarda poi, diciamo qua, quando dico qualcuno parla, dice il Dio è buono, tutti quanti si pensano alla loro immagine del loro Dio, però dal punto di vista dottrinale, Dio è quello che massacra Sodoma e Gomorra, ammazza i più deboli, ordina le stragi, eccetera. Allora, quando qualcuno comanda e ordina, ordina le stragi, ordina che ci siano 250 milioni di bambini schiavi, eccetera. Pronto? Ciao Claudio, sono Tiziano. Ciao Tiziano. Ascolta, dimmi tutto. Non voglio dirti che sei un genio, perché vabbè... No, vabbè, se parla. Te l'ho già detto, però volevo farti una domanda che mi interessa davvero. Dimmi. Perché è un problema che io, tu sai cosa faccio, no? Sì? È un problema che mi perseguita da parecchio tempo e non riesco a trovare risposte, anche se ho delle opinioni, però sono soltanto opinioni e casomai... Beh, comunque voglio sentire da te una risposta, se ce l'hai, se me la puoi dare anche la prossima settimana. Dimmi. Non è importante. È questo, perché ad un certo momento, no? Una persona come Claudio Simeoni o come qualsiasi altro dedica un'energia per la pedagogia, cioè per insegnare, perché in fin dei conti è un ma, niente, non voglio sentire una risposta. Ciao Claudio. Ciao, ci siamo, ciao. Pronto? Pronto, Claudio? Radio? Sì. Ciao compagno, ascolta, ti ho chiamato, no? Tu hai un ufficio dove ricevi? No. No, non sei tipo stregone? Sono un apprendista stregone, ma io non ricevo nessuno, cioè nel senso che cioè, gli amici vengono a trovarmi quando vogliono, ma sì, non ma è che ho uno studio che faccio consulenze o robe di sto genere. Non hai consulenze? Tutto rifiutato, se no qua vanno sempre rifiutate queste. Ah, sempre, sei di quel concetto te, certo. Bene, bene.
Quindi non vuoi essere pagato per consulenze e assolutamente roba. Dai consigli, dai... Ma più che consigli, parlo con le persone, dopo le persone devono pensare loro a far se stesse, no? Sì, ma tipo esorcismi, quelle robe lì? No, non esistono queste robe, guarda, se hai, se hai seguito la nostra trasmissione sai che queste cose non esistono. Sì, ma è per questo che mi hai fatto queste domande, per sapere se sei proprio convinto come anticristo oppure no. Sì, sì, io sono un guardiano dell'anticristo, ma l'anticristo è ciò che ci circonda, Sì, è ciò cioè, che ci... siccome Cristo mette in ginocchio le persone che non si possono difendere, l'anticristo è il concetto di libertà, libertà della percezione, libertà della vita. E di nascita. In che senso? Anche di nascita, se c'è la libertà c'è la vera nascita, no? Come... Vabbè, insomma, questo... ci dobbiamo mettere d'accordo sempre i concetti, no? Potrebbe essere. Di se dobbiamo metterci nascita... d'accordo su cosa intendiamo, capito? Però potrebbe essere. Sì, ma ho capito. E ascolta, e tu dove ti si può trovare? Lì a Gamma 5? Sì, ma anzi, oggi non ho neanche dato il mio indirizzo. Sì. Va bene, ci tiro il mio indirizzo. Va bene. Va bon? Sì. Ciao. Ciao, ascolta. Ciao. Mi dai l'indirizzo o no? Sì, beh, te lo do per radio. Ah, per radio. Ascolta, però c'ho un dubbio, no? Dimmi. Perché non è proprio vero che tu non vai, non pratichi mai la chiesa. Perché tu fuori dalle porte delle chiese, io t'ho visto. Ciao. Come ho? Vabbè, un altro qua. Allora, vabbè, comunque lo do lo stesso, sai l'indirizzo. E allora, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, se qualcuno vuole approfondire. Diamo la risposta un attimino a Tiziano. Tiziano, sai benissimo che... esistono delle persone che devono fare certe cose perché non ne possono assolutamente fare a meno. Cioè, nella mia trasformazione, nel mio divenuto, ormai il mio essere stregone ormai è diventato questo. Pertanto, io posso continuare a fare esclusivamente questo, cioè non posso non continuare a diffondere questo tipo di pensiero, perché questo fa parte del mio essere apprendista stregone. Non lo faccio né per soldi, né per divertimento, né per altre cose, anzi mi costa anche abbastanza sia dal punto di vista monetario sia da altri punti di vista. E non ci ricavo niente da tutto questo, però è la cosa che mi fa crescere, la cosa che costruisce il mio potere di essere, al di là poi di quello che qualcuno può pensare di quello che gli dico. Andiamo avanti ancora. Oltre al prete, il mago. Qui in Veneto chiaramente, cioè, se le persone si mettono in ginocchio davanti al prete vanno anche alla ricerca del mago. Cioè, il concetto di Gesù e dei miracoli è quello che con colpo di bacchetta magica passi il male, si risolvono i problemi della vita, si risolvono i problemi amorosi. Si può sia pregare Dio, sia andare a fare le carte, sia andare... Cioè, qualsiasi personaggio è buono all'interno proprio di questa superstizione cristiana cattolica. Pertanto qui in Veneto va di moda sia il prete che il mago. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao Claudio, sono Marta. Ciao Marta. Ascolta Claudio, mi ascolto sempre la vostra trasmissione. Però sinceramente, come che ho sentito anche altre persone, capisco molto poco. Capirò più avanti, spero. Sto attento, volevo chiarire, che te mi chiarissi una roba però. E il fatto che gli altri, diremo, condannei il Cristo, no? Il Cristo è una parola che dice poco, diciamo il Gesù di Nazareth, la descrizione di Gesù di Nazareth, sì? Vabbè. Comunque mi, per esempio, Shoah, io non credo, quindi secondo me è tutta un'invenzione di preti. Sì, in parte è vero. Sì che mi sarei più propensa a condannare la Chiesa, perché se al resto non credo, non vedo neanche motivo di condannare. Sì, però il nocciolo da cui la Chiesa prende i suoi, le sue azioni, no? Sì. È un nocciolo dottrinale. Cioè, non è che lei agisce così perché quelli della Chiesa sono malvagi, ma agisce così perché il suo Dio e la descrizione del suo Gesù gli dice che deve fare così. Vabbè. Cioè, perché la Chiesa ha bruciato sul rogo migliaia e migliaia, milioni di donne chiamandole streghe? Perché Dio dice non lascerai magliarda che viva. Cioè devi bruciare la strega. Ho capito, ma lo dice Dio o lo dice Ori? No, no, lo dice Dio, cioè lo dice nella Bibbia. Sì, d'accordo, ma secondo me anche la Bibbia è stata scritta dall'uomo. Quindi... Sì, allora, posso dirti una cosa, Marta? In stregoneria abbiamo tre scoperte del Dio dei cristiani. La prima dice che il Dio creatore non esiste.
Giusto. La seconda dice che il, l'immagine del Dio biblico serve solo per terrorizzare la gente. Sì. La terza dice che ci sono degli esseri malati di energia che si nutrono di energia vitale stagnata. Cioè, se le persone sono in ginocchio a pregare, supplicanti, e bloccano la loro energia vitale, e questa energia vitale bloccata viene mangiata, assaporata da questi esseri di energia. Mm. Allora, noi abbiamo tre modi di essere. Il Dio creatore non esiste. Il secondo è il terrore biblico che dobbiamo combattere. Sti altri esseri che si cibano di energia vitale stagnata, basta prenderli a calci, non c'è nessunissimo problema, basta far finta che non esistano, non ha nessuna importanza. Capisci? Allora, l'unico nocciolo centrale di tutta la faccenda è il terrore biblico. Uh-huh. E noi dobbiamo proprio dimostrare come questo sia solo un'immagine di terrore bella e buona. Capisci? Questo è il... Va bene, comunque, mi seguo sempre perché mi piace sentire tutte... Diciamo che come tutte le verità, non lo so. No, questa non è una verità. Quello che sto io dicendo non è una verità. Cioè, se non la incontri tu, se tu non incontri le cose, è solo sono solo parole. Sì, d'accordo. Verità per te o verità per un'altra sì. persona? A seconda delle... No, delle... per me è un livello di libertà che ho raggiunto, certo. che mi permette di percepire alcune cose. Certo. Va bene, comunque vi ascolto. Grazie. Ciao, buona ciao, ciao, buonasera. Infatti noi non abbiamo nessuna verità da dare a nessuno, perché io ho detto prima che soltanto chi comincia a segare le sbarre ideologiche può avere, li possiamo camminare assieme, perché ogni persona, la libertà viene costruita dalla singola persona, nessuno te la dà, mentre molte persone o molte cose ti possono mettere in ginocchio, nessuno ti può liberare se non te stesso, esistono delle condizioni che ti possono aiutare. Pronto? Buongiorno. Parla Luisa. Dimmi. E volevo dirti due cose anch'io. È quella signora che diceva che si arrabbia perché dice che voi corrompete le persone, no? Allora io a sto punto qua ti posso dire che a me non mi corrompi, perché io la mia idea ce l'ho e basta. Certo. Posso dirti qui come cosa. Certo. Però volevo dire a questa signora che se una persona lì si corrompe, vuol dire che non crede abbastanza. E che meglio pochi ma buoni, si dice, no? Sì. Se uno si corrompe, vuol dire che non è abbastanza. Certo. E non è abbastanza credente. E quindi è meglio che resti. E che vada avanti e quelli che non si corrompono, perché allora, come si dice, pochi ma buoni. Andate avanti che vi ascolto. Grazie. Ciao, ciao. Grazie anche a questa telefonata. In effetti è vero anche questo. Se le mie parole sono in grado di suscitare, fra virgolette, usiamo pure i termini del Gesù di Nazareth, scandalo, significa che qualcosa ti ha distrutto. Cioè, significa che tu riesci a capire, riesci ancora a sentire che qualcosa non c'è, che qualcosa di sbagliato c'è in quello che tu credi. E allora questo che da me ti risulta uno scandalo ti deve sollecitare ad andare a cercare delle cose. Se magari le cose che cerchi confermano il tuo pensiero, confermano la tua fede, bene, cioè, fatti tuoi, capisci? Cioè, non è che necessariamente devi prendere da me, nessuno deve prendere da me. Devono prendere da me soltanto quelli che da me gli serve qualcosa a prendere, ma nessuno deve prendere da me. Andiamo avanti con... Vediamo. Pronto? Buongiorno. Parla Gamma 5? Sì, Gamma 5. Avrei bisogno di parlare col dottor Salinas. Ah no, bisogna telefoni di là, scusa. E il numero? 700-777. Ho capito. Ciao, saluti. Grazie. Vabbè. Vediamo un attimo. E la maga a processo sconfisse il prefetto. Allora, a questo punto, siccome sia i preti che si fa pagare per benedire le case, sia le maghe che toli i malocchi, se la maga fa la fattura con l'IVA, è un lavoro come un altro, come quello del prete, così è quello della maga, così è quello del vescovo, del parroco, del papa. Cioè persone che vendono qualcosa, vendono una fede, vendono una verità, vendono una speranza, fra virgolette. Per me un sacco di imbecillità. E dal momento che questa maga di Genova, sulla Repubblica del 10 dicembre del 97, questa maga di Genova
faceva la fattura con l'IVA, è riuscita a sconfiggere il prefetto, cioè praticamente è stata assolta. Pronto radiogramma? Che tipo di droghe usi tu? Cosa? Che tipo di droghe usi? Non mi sembri tanto a posto. Ricordo che quando qualcuno ha detto che le religioni, in particolare la religione rivelata, è l'oppio dei popoli, lui non sapeva che quello che diceva era letterale. Bene, io sento il telefono ma non vedo. Va bene, andiamo avanti ancora. Non andate a scuola il giorno del patrono. Pronto? Ma 5. Siga, ma 5. Senta, è lei che parla alla radio? Sì, sono io. Senta, io l'ascolto con molto interesse. E da tanto tempo. Grazie. Aspetto quest'ora del giovedì per sentire. Addirittura? Sì, senz'altro. E c'è un argomento che forse lei potrebbe approfondire e che penso che non sia sufficiente un'ora alla settimana per parlarne. Quella di appropriarsi della mente altrui che fanno alcuni psichiatri. Ah. Oh. Mi pare che lei una volta abbia parlato, non ha parlato proprio esattamente di questo, però io ho sentito dire una parola che si avvicina molto alla psichiatria o che so io. Non mi ricordo. Posso ascoltare se ha qualcosa da dire? Sì, oppure... sì, no, io ti posso dire due cose, ma sono cose quasi ovvie, insomma, niente di particolare. Ti dico per radio? Sì. Ok, grazie, ciao. Grazie. Ciao, grazie. Allora, il discorso dei psichiatri, il discorso dei psicofarmaci, il discorso... il discorso è un po' più complesso, anche perché come apprendisti stregoni abbiamo riempito per un secolo e mezzo circa gli ospedali psichiatrici. Vediamo un attimino qual è il discorso. Il discorso è che la nostra energia va fuori da tutti i pori ed esistono delle persone che hanno delle capacità percettive, non prendo le telefonate per qualche secondo, anche perché vedo cose strane sul telefono. Vediamo un attimo. Pronto? Sì, ciao Claudio. Ciao Marco. Sono Marco. E ieri ho ascoltato per quasi tutto il pomeriggio una trasmissione Fiume su Rai 3 che aveva il titolo praticamente... alla ricerca di Dio, no? E alla riscoperta del sacro. Mm. Hanno fatto presso poco uno studio con dei personaggi, c'era il conduttore e credo c'era anche il pubblico che assisteva a questa trasmissione, no? E davanti a un cardinale, che adesso non ricordo il nome, ma comunque ho due cassette registrate, quindi posso fornire dati e qualsiasi cosa. Sì, ma a noi non ci interessano. Dai. Bene, è stata data questa notizia da un signore che era lì in studio. Ci sono 35.000 casi di religiosi nella chiesa americana, sì. Stati Uniti e compagnia varia, che sono stati accusati di pedofilia e di atti osceni verso minori. Sì. Bene, le parrocchie stanno, e almeno la chiesa lì, deve fronteggiare una spesa come pari a un miliardo di dollari per rimborsare, in modo così, insomma, si sa, le assicurazioni fanno così, per rimborsare di queste cose gravi che hanno fatto contro, per rimborsare, insomma, queste cose gravi che hanno fatto contro i minori, no? Ecco, e allora quel signore che poco fa ha telefonato credendo di fare un intervento intelligentissimo, chiedendo a te che tipo di droga usi, mi dovrebbe saper dire anche che tipo di droga hanno usato questi 35.000 religiosi. Guarda, no. Perché se la mettiamo... No, senti Claudio, sì, dici, di io non voglio tu sai che tipo di interventi faccio io. Sì, sì, sì. Io non voglio difendere te. Ma se tu vieni in questa trasmissione e dici, state attenti che quello che dico è perché cerco di usare il mio cervello. La gente non dovrebbe dar tanto fastidio quando uno fa opera, insomma, e fa ginnastica mentale, perché poi vedi, quando tu dici anche un'altra affermazione a quella signora che ti ha detto che diffondi delle cose, insomma, e non sai neanche leggere, quando dici per esempio che il cattolico è in ginocchio, no?
oppure chi segue e abbraccia una certa religione in ginocchio. Credevo anch'io una volta di non essere in ginocchio. Però alle volte devo darti ragione, quando mi ricordo per esempio la mattina di domenica, e queste cose le ho vissute, io ho 45 anni, e mi ricordo da bambino che mio padre, e era un'umiliazione, guarda, ti dico che, adesso la capisco, allora no, doveva alla fine della messa prima, perché doveva svegliarsi di buon'ora la mattina per non perdere tempo, perché dedicava poi mezza giornata o tre quarti della giornata di domenica, che era l'unico giorno libero dal lavoro, perché doveva lavorare per mantenere la famiglia, e doveva quella giornata fare in fretta e fare tutti i lavoretti di casa nei campi, perché aveva una mucca per avere il latte per noi e avere un vitellino ogni tanto. Bene, alla domenica si dannava come un matto e doveva correre i campi e fare tutti quei lavoretti che non poteva fare durante la settimana, perché era a lavorare. Bene, terminata la messa la domenica mattina, doveva andare dal prete che lo aspettava in sacristia a chiedere il permesso di non rispettare il riposo il riposo sacro della domenica, del giorno della domenica, no? Perché non si poteva lavorare, se no dovevi confessarti, era un peccato. Il prete, dando il permesso, praticamente lui concedeva a mio padre la possibilità di lavorare senza fare un peccato. Te le dico così, guarda, sì. Quasi con il cuore, non capisco neanche le volte se dico dei concetti che sono comprensibili o no, però quella signora che l'ha telefonato all'inizio dovrebbe ricordarsi di questo. Bene, io ho fatto uso del mio cervello adesso e credo veramente che mio padre non andasse con le proprie gambe dal prete, no, partendo lo dalla chiesa, per voi probabilmente. andava in ginocchio dal prete, perché era vero, ma come sta attento, uno che fa, lavora tutta la settimana, non ha tempo per dedicare, non so, altro tempo per fare dei propri lavoretti a casa, ce l'ha solo la domenica perché la fabbrica chiude, doveva la domenica per lavorare, doveva chiedere permesso, altrimenti avrebbe commesso un peccato. Non è mica mettere un ginocchio le persone, non è mica umiliarlo, cioè, perché dico questa cosa? Perché adesso capisco che umiliazione provava mio padre, ma non parlava, taceva e obbediva, e faceva, e ne vedevo una fila, sai, lì, in fila lì che aspettavano dopo la messa per andare dentro dal prete e dire guardi oggi devo fare questo, e dovevano spiegare cosa devono fare, perché certi lavori non meritavano neanche l'approvazione del prete, certi lavori quindi non potevano farli, altrimenti avrebbero fatto un peccato lo stesso, non avrebbero rispettato. E dopo il prete voleva la tangente. Ah, questo non lo so, guarda, ti dico solo quello che ho visto, ecco. Sì, sì, sì. Ecco, no, per dirti, se questa signora vede se mi spiega in qualsiasi altro modo se questo non era essere in ginocchio, perché se per rispettare Dio, no, adesso considera che le domeniche che facciamo adesso sono veramente, no, come si può dire, sono veramente religiose queste domeniche di adesso, mio padre allora sarà all'inferno, non so, io volevo dire, vuoi che ti dica, va bene, va là. No, tanto per dire, perché mi piacerebbe che la gente ragionasse qualche volta, no? Ma la gente sta ragionando, sai. Vorrei che ragionasse, tutto qua, perché quando poi vengono fuori e ti danno del drogato, ti dicono che diffondi delle cose, eccetera. Non mi fa né caldo né freddo. Sì, ma poi, vedi, secondo me si fanno un torto da sole, ed sarebbe bene che si vedessero anche qualche volta, no, allo specchio. Tutto qua, perché poi non è che, ecco, in sostanza cos'è che vorrei dire anche a quella signora, non è che con questi interventi, signora, rimedia la cosa, sa, non si rimedia così, credetemelo in coscienza. Però mi ricordo mio padre in ginocchio che chiedeva la domenica il permesso del prete per poter lavorare, aveva un pezzettino di terra e coltivava del fieno per la mucca, eccetera. Alla domenica era libero e doveva chiedere il permesso, altrimenti non era un cattolico, non era un cristiano. Ciao, grazie Marco, ciao. Vabbè, questo glielo lascio senza commento, perché effettivamente gli uomini, pur di costruire qualcosa, a volte si sono prostituiti in una maniera eccezionale, anche le donne, veramente. Bene, andiamo avanti con la nostra amica che ha parlato qualcosa di psichiatria. In effetti alcune persone hanno la capacità di percepire aspetti diversi del mondo in modo estremamente facile, cioè in modo quasi spontaneo, come se camminassero con due gambe normalmente, insomma. E queste persone purtroppo non c'è nessuno che gli dà una mano, cioè non c'è nessuno che gli dice guarda che quello che vedi tu, quello che senti tu, quello che percepisci tu è un aspetto del mondo, ma gli altri non vedono le stesse cose, non sentono le stesse cose. E naturalmente c'è una serie di personaggi, fra cui psichiatri, fra cui psicologi, fra cui
che si affrettano ad imbottire queste persone di farmaci. A volte è necessario, indubbiamente, perché per esempio uno schizofrenico è una persona che ha un'accensione cerebrale, un'accensione del cervello altissima, cioè il suo cervello che iperlavora, per cui si accende moltissimo. Ed è ovvio che non è che si possa vivere con un cervello che funziona in quel modo nella vita di tutti i giorni. Cioè, tu non puoi parlare con una persona e saltargli al collo perché hai sentito il pensiero interno che ha una persona. Cioè, non ti puoi permettere di fare questo. Chiaramente sei solo matto, cioè nel senso che un sistema sociale non può funzionare in quel modo. E allora l'unica cosa sarebbe che ci siano delle persone che siano in grado di educare a questo. Però questo ha anche degli altri effetti, cioè ha dei carichi di energia fortissimi, specialmente sull'apparato sessuale, per cui porta tutta una serie di comportamenti sociali, tutta una serie che, insomma, a un certo punto non è che si possa vivere. Cioè la nostra società purtroppo è basata esclusivamente sulla ragione, sulla descrizione del mondo. Tutto ciò che va fuori dalla descrizione del mondo è anomalia. Perché, come apprendisti stregoni, diciamo che se è meglio che una persona faccia un percorso di stregoneria senza avere delle percezioni, senza essere ipersensibile, senza essere predisposta fin da piccola, perché così la fa tanta fatica per riuscire a superare la barriera all'interno del cervello, e la fatica che fa serve per disciplinarsi, serve per riuscire a controllare tutto quello che gli succede attorno. Se invece una persona è già predisposta, è già ipersensibile all'energia vitale, è ipersensibile alle relazioni col mondo circostante, questa qua non ha la disciplina sufficiente per tenere sotto controllo queste cose. E chiaramente in qualche modo bisogna portarla a vivere, insomma. Un modo che i gas è quello di imbottire dei psicofarmaci, che non è altro che dei sistemi per bloccare i flussi di energia. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Ok. E questo è il problema. D'altronde anche il stesso discorso dei sonniferi, per esempio. Si può vivere benissimo senza sonniferi, però serve un'educazione, serve mettere sotto controllo le proprie tensioni, servono tante cose che le persone non sono addestrate a farlo. Per cui è più facile togliere la pastiglia che non addestrare se stessi, modificare se stessi. E altronde, in altri viviamo un sistema sociale che è così veloce che quasi quasi necessita proprio della pastiglia. Cioè ormai è fatto sulla pastiglia. La pastiglia è un pugno nello stomaco che però ti permette di stare ben pochi giorni. Una volta le streghe le usava il rospo per curare delle polmoniti. Dopo qualcuno che ha scoperto che nella pelle del rospo che è una delle più potenti penicilline. Pronto? Sì?